Mi resta poco tempo, Elizabeth. La Terra sta morendo. La gente soffre. Presto morirà di fame. A causa di un sistema di terraformazione fuori controllo. Posso ripararlo solo io. Solo io ho il tuo codice genetico. Tra non molto giungeremo al punto di non ritorno. E poi, la fine. Sto cercando da mesi quello che mi serve. Una copia di Gaia, l'IA che hai progettato per controllare il sistema. Ma ogni indizio che trovo, poi non mi porta a nulla. E ogni notte faccio lo stesso sogno. Cammino sotto un vivido cielo notturno, in un campo di fiori. E quando arrivo al centro, vedo te, Elizabeth. Che mi aspetti? Anche se sei morta da un migliaio di anni, per me sei quanto di più simile a una madre. E per un istante mi sento completa. Ma dura poco. Torno a sentirmi sola. Questo è il tuo lascito, Elizabeth. Non permetterò che svanisca. Quella valle è l'ultima pista da battere. L'ultima speranza di trovare la copia. Farò di tutto per recuperarla. Lo prometto. Varl. È arrivata Aloy, salvatrice di Meridiana, la prescelta dei Nora. Lo sai che odio tutti questi titoli. Beh, è la tua punizione per essere fuggita la sera stessa che abbiamo sconfitto Ade. Io sono un'emarginata, ricordi? Non amo le feste. Sarà. Solo che quella era in tuo onore. Fai tu. Quindi, che facciamo? Sei di fretta, quindi sarà urgente. Esploriamo antiche rovine? Oppure ci occupiamo di questa brutta piaga? Tutte e due, in realtà, ma... è meglio che... Ah, no! Ti seguo da troppo ormai. Tranquilla. Dopo quello che hai fatto per aiutare Inora e la mia famiglia, ti aiuterò per sempre. L'ho giurato. Ti resto attaccato. Come una corteccia. Va bene. Però, se vuoi venire con me, dovrai vedere quello che vedo io. Un focus. Potrò usare la tua seconda vista. Più tardi te ne darò un altro. Ti insegnerò a salvare i dati. Dati? Informazioni
Nel dispositivo ho molto da spiegarti. Ti mostrerò tutto strada facendo. Allora tu vedi sempre così? Da quando ero piccola. Forza. Andiamo? Bene, mi sono graffiata un po' venendo qui. Dobbiamo fare scorta di piante medicinali. Sarà la tua prima lezione sull'uso del focus. Benissimo, cominciamo. Farti una nuotata? È la via più rapida. La copia? Beh, è mia. È difficile da spiegare. È come un insieme di istruzioni che possono aggiustare il mondo. Sembra complicato. Smerigli. Stanno smantellando mani. E sono volati via. Hanno lasciato una carcassa. Quella macchina ha molte frecce. Meglio guardare da vicino. Una macchina abbattuta di recente. Chi altro è stato qui? Non lo so. Meglio se ci facciamo delle frecce. Più avanti potremmo trovare problemi. C'è del legno crinale vicino all'acqua. Bene. Possiamo creare delle frecce. Anch'io. Frecce pronte. C'è una scala, ma da qui è irraggiungibile. Basterà una freccia ben piazzata. L'importante è centrare il fuoco. Fatto. Dopo di te. Per la dea. Cos'era questo posto? Non lo so. La trasmissione... il messaggio che ho trovato non lo diceva. Accennava soltanto a una copia. Capiamo come entrare. Guarda, la piaga si diffonde. Dimmi, cosa... Cos'è successo dopo la mia partenza? Beh, la gente si è agitata quando ha capito che te n'eri andata. Ma poi abbiamo pensato che avessi i tuoi buoni motivi per abbandonarci così. E avevate ragione. Giù di qua. Giù nell'erba. Non mai visto. Nemmeno io. Quelle macchine morte l'hanno allertato. Come procediamo? Il focus ci aiuterà. Possiamo esaminare la macchina prima di agire. Va bene.
Aspetta un attimo. Bene, vedi che alcune parti sono illuminate? Sono i punti deboli. Capito. L'occhio è un punto debole. Bene. Bene, concentrati. Arriva un altro! Come fa il Focus a sapere? Legge i dati sulla macchina. Come un cacciatore studia la preda? Sì, più o meno. Un'altra scala. Bisogna rimuovere... Cosa hanno fatto tutti gli altri? Dopo che me ne sono andata. Beh, appena terminato i festeggiamenti, mia madre ha riportato a casa il resto dei Nora. Il Re Sole hai detto di avere un Focus fin da quando eri piccola, giusto? Sì. Il primo lo trovai quando caddi nelle rovine. Gli altri li ho trovati di recente. Le scorte fanno sempre comodo. Rovine dei predecessori. Che la dea ci protegga. Tranquillo, Varl. Benvenuti alla base di lancio Far Zenith. Far Zenith. So che scambiavano tecnologie con Zero Dawn. Ma perché dovrebbero avere una copia di Gaia? Registrarsi alla reception per la visita guidata. Vogliono che li avvisiamo che siamo qui. Dovrei riuscire a forzarla. Attrezzi da scalata. Qualcuno si è calato dall'alto. Cos'è questa puzza? Un intero campo. Distrutto. Dovevano essere venuti qui in cerca di parti. Acido. Questo spiega l'odore. E pare che qualcosa di grosso sia arrivato dall'alto. Ha devastato il campo. E poi ha sfondato il muro. Darò un'occhiata alle macerie in quel varco. Qualunque cosa sia passata di qui è uscita da questa parte. Spostando alcuni detriti... dovremmo riuscire a passare. Forse nel campo c'è qualcosa di utile. Aloy, vieni. Ho trovato qualcosa. È una specie di prototipo Oseram, credo. Secondo me questo gancio può attaccarsi alle cose. E il meccanismo le tira via. Sembra rotto, ma forse possiamo ripararlo? Aggancialo alle macerie. E poi tiro. Funzionerà. Con il Focus si può esaminare il campo e trovare qualcosa per riparare l'attrezzo. Il mio Focus ha trovato qualcosa di interessante. Poveretto. L'acido gli ha bruciato la corazza. Parte di una macchina. Può tornare utile. Un cavo di macchina. Meglio di una fune. Bene, ho tutto il necessario per riparare l'attrezzo o perfino per creare qualcosa di meglio. Puoi usare questo banco da lavoro.
fatto. Un rampino. Proviamolo su quelle macerie. Del previsto. Beh, temo che non sarà facile trovare una via d'uscita. Devo esaminare l'area. Non possiamo restare bloccati qui. L'impulso non è servito. E questa cosa serve?